Abbiamo ordinato un po' di tutto per stuzzicare. La salsa che ho fatto io, speriamo che sia gustosa. Du coup là on est dans un petit restaurant, je pense c'est quoi, c'est japonais ou chinois? C'est assez technique à manger, mais c'est excellent. Explique un peu la technique pour manger. Je vais vous expliquer la technique pour manger une fondue chinoise. C'est bon, la une trentaine de secondes. Abbiamo avuto un piccolo problema, Marco ha fatto cadere un pezzo di questo strano alimento non ben riconosciuto. Ci sono partiti dei zampilli, mi hanno sporcato la maglietta. Si prende un piccolo grappolo di fritto, poi lo si immerge in questa salsina che ho rigorosamente e minuziosamente preparato. Buonissimo. Giorno prima delle lezioni, questi sono tutti i volantini che le persone ricevono a casa con i programmi dei candidati. Macron, Bélenchon, Yannick Jadot, Pierre Roussel. C'est qui? Jean Lassalle. Il est troll, non? Ouais, un petit peu. Valérie Pécresse. Le papier de Roussel. Dupont-Aignan. Anne Hidalgo. Nathalie Arthaud. Ah ouais, lui, c'est... lui il est vert, non? Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec les programmes des candidats? Tu vas les mettre? Je pense que je vais en faire un mur, ouais. Franchement, je vais dormir avec Valérie Pécresse, que tu m'as dit. Il dit nous tous, il dit... Chers compatriotes, comment est-ce que ça, je t'ai déjà dit la lettre. Chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Le choix que vous ferez dans les écrits des urnes en ce mois d'avril est crucial. Qui allez-vous choisir pour agir sur votre quotidien, ouais, madame, monsieur, citoyenne, citoyen? Le système est à bout de souffle. Un autre monde est possible. Pour tout changer, vous disposez d'un programme, l'avenir en commun. L'urgence anticapitaliste. Nos vies valent plus que leurs profits. Votez Philippe Poutou. C'est-à-dire que c'est bien ou c'est mal? La photo, franchement, elle est en compétition avec celle de Macron. C'est simple. Ouais. Marine présidente, non, femme d'État, la photo. Après, pour Marine Le Pen, mais fond bleu, c'est efficace. Hein, après, bleu. Un non, peu des images avec le cheval, les enfants, les gilets jaunes, c'est quoi ça? Les gilets jaunes, c'est efficace. Bah, ça vaut pas la photo des soignants, des amours. Regardez des yeux au costume. Mais non, c'est vrai. Questa serata, prima delle elezioni presidenziali, continua. Quindi hai deciso cosa votare per domani? No. I tuoi dubbi, quali sono? Quali sono i candidati che ti ispirano? È privato. Ci troviamo nel quartiere cinese, tipo Chinatown. Vicino c'è la stazione metro Olympiade. E quando sono arrivato a Parigi ho dormito in un Airbnb proprio in questa zona. Bei tempi, sono passati circa 8 mesi. Il tempo è volato, già 8 mesi qui a Parigi. Raga, buonanotte, ci vediamo domani, vi porto ai seggi elettorali per vedere come funziona in Francia. Non pubblicare questo. Non vuoi fare un saluto alla community? No, non voglio. Okay. Non voglio. Ciao raga. Eccoci tornati di nuovo, stiamo andando a votare. È stato pubblicato il primo tasso di affluenza alle urne di circa il 25%, più basso di 3 punti rispetto alle elezioni del 2017. È la prima volta che voti? Come ti senti? Bene. Eh? Bene. Emozionata? No, la presente avant d'aller voter. Quindi questa è la carta elettorale, raga. Intervisto un po' di persone nel frattempo. Come ci fai? Agli anziani. Come ci fai? Ci sono anche parecchi giovani, no? Abbastanza, no? Però come te pochi, no? Raga, questa qui è la fila per entrare al seggio. Raga, praticamente come in Italia, dentro le scuole elementari o scuole medie hanno allestito il seggio. Questa penso che sia la palestra perché ci sono degli attrezzi. E hanno messo queste cabine, però sono diverse rispetto a quelle in Italia. In Italia le cabine sono in legno, qui hanno messo queste cabine molto semplici. Raga, ovviamente iscrivetevi al canale perché questi contenuti sono esclusivi, nessuno ve li fa vedere. E gli hanno dato una busta, scritto République Française, mostra la busta, ruotala, girala.
e dentro si mette il fogliettino con il nome del candidato. I fogliettini ti arrivano a casa, Marco li ha ricevuti a casa oppure si possono prendere qui al seggio. Se ancora non l'avete visto, ho pubblicato un video dove vi spiego i candidati e i programmi in maniera sintetica. E c'è anche un altro video molto interessante che ho realizzato sul comizio di Macron alla Défense a Parigi. 208, questo è il tweet di Zemmour, ha votato, ha messo la foto di lui che è andato a votare, e anche Mélenchon ha twittato, è andato a votare, e anche Marine Le Pen ha già votato. Non capisco perché in Francia si voti tramite un bigliettino inserito in una busta piuttosto che fare la famosa X crocetta con la matita sulla scheda elettorale come facciamo noi in Italia. Erano soprattutto persone sopra i 50-60 anni, pochi giovani sotto i 30. No, se va per voi. Che è stile qua? Si è spaccato. Non è uscito? Ma se parte? No, non è uscito. No, non è uscito. Salve. Siamo sulle Quai di Parigi. Questo è uno dei punti più belli di Parigi dai quali si può osservare la Senna e questi palazzi caratteristici con questo stile particolare, ovvero haussmannien, no? Come si chiama l'architettura haussmannienne? Haussmannienne. Chi era questo Haussmann? Lasciamo la parola a Marco, prego. Chi era Haussmann? Non voglio ripetere. Okay. Allora niente raga, non ha voglia oggi. È nervosa per il voto, per le elezioni. Sono in metro, sto andando a Porte de Versailles dove si trova il parco delle esposizioni e lì è previsto il discorso di Macron. Sono iniziati gli scrutini, diciamo che nelle sezioni più piccole ci sono già i primi risultati e grazie a questo è stato possibile fare una stima dei risultati decisivi. I quali prevedono Macron primo posto con il 28,5%, segue Marine Le Pen 23,6%, Mélenchon terzo posto 20,30% e Zemmour 7%, Valérie Pécresse 4,8%, Yannick Jadot 4,30%, Lassalle 3,2%, Fabien Roussel 2,6%, Dupont 2,20%, Anne Hidalgo 2%, Poutou 0,8% e Nathalie Arthaud ultimo posto con 0,7%. Provare a entrare ma probabilmente non mi faranno entrare, sono anche i giornalisti che stanno uscendo. Scusi, ma non puoi pas rentrer, c'est fermé. Ah, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Tout le monde s'en va. Ah, d'accord. Tout le monde sort. Bah oui, d'accord. Ah, ouais. Excusez-moi, madame, à quelle heure c'est terminé? Ça s'est terminé là il y a 10 minutes. Ah, d'accord. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Fermeture, porte, ouverture, porte. Qu'est-ce qu'il y a là en fait? Alors, ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, dans le sens où moi je veux savoir ce que vous cherchez, monsieur. Moi je suis allé dans l'arena en bas. Pour voir quoi? Pour voir ma copine. Vous êtes qui? Vous êtes rentré par où, monsieur? Comment? Je suis une canne en fait. Ouais. Et. Ero riuscito a entrare, a passare i controlli e entrare dentro l'auditorium nonostante l'evento fosse terminato. Poi è arrivato un poliziotto e mi ha bloccato. Comunque qui attorno è pieno di polizia, come potete vedere. È completamente circondato da polizia, polizia in borghese, sicurezza. Questo qui mi ha riaccompagnato fuori e mi ha detto che non posso entrare. Vabbè, raga, mi dispiace per questo piccolo fail. Volevo cercare di portarvi questo evento. Non ci sono riuscito, però non vi preoccupate, anzi iscrivetevi al canale, attivate la notifica. Ci saranno sicuramente comizi nelle piazze. Quindi se volete continuare a guardare questi contenuti, iscrivetevi al canale I Am Walt.